Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. È un po' che sono assente da YouTube, in realtà per voi non sarà passato tantissimo, però io dopo le ferie, dopo la Sardegna, non ho più registrato nulla, sono stata presa e sono attualmente ancora presa con il lavoro, essendo periodo di ferie. Sono ovviamente in ferie adesso altre mie colleghe, quindi io sto facendo più ore rispetto al solito e abbiamo anche iniziato a fare dei lavori qui a casa, quindi se non lavoro in negozio, praticamente sto lavorando qui a casa e non ho il tempo per mettermi a registrare dei video. Da una parte mi dispiace, però dall'altra diciamo che mi sto anche prendendo un piccolo periodo di pausa, se così vogliamo dire, cioè non voglio sentirmi obbligata a dover pubblicare per forza due video come stavo facendo ultimamente tutte le settimane e non mi sento neanche obbligata a dover pubblicare un video a settimana perché se non riesco non mi va di fare un video così tanto per farne uno. Quindi quando ho un momento libero lo faccio super volentieri, ma non voglio sentirmi sono obbligata a farlo. Oggi lavoro, quindi sarà un video abbastanza corto questo. Faccio colazione insieme a voi adesso perché non ho ancora mangiato. Ho dovuto rispondere a un po' di mail urgenti prima di dedicarmi alla colazione che adesso farò e mangerò una crepe con un po' di cioccolata. Ieri siamo andati al supermercato e abbiamo preso delle crepe. Sono buone, sono crepe piccole, però una volta aperte non durano tanti giorni in frigorifero, quindi faccio quella con un pochettino di cioccolata, la mia solita che ormai sto mangiando da mesi. Sapete che ho scartato la Nutella e poi nulla, devo sistemare giusto le due o tre pentole della cena di ieri sera, perché sapete che noi laviamo le pentole, le mettiamo lì, le lasciamo asciugare e le metto via poi la mattina, quindi faccio anche questa cosa qui. Poi ieri mi sono arrivati due pacchi, vi faccio vedere cosa oddio cosa, che voce mi è venuta, ok, cosa ho ricevuto e dopo magari vi accenno qualcosa dedicato ai lavori che stiamo facendo qui a casa. Queste sono le crepe di cui vi parlavo prima. Sono piccoline, vedete, non sono grandissime, me ne farò giusto una, poi le altre magari le facciamo stasera, come dolcetto post cena. E questa è la cioccolata che sto mangiando ormai da mesi e mesi. Questa è di Prozis, ed è buona, è molto, cioè simile alla Nutella, però ha meno zuccheri al suo interno. Poi ovviamente è sempre una cioccolata, quindi fa il suo, infatti è molto buona. E poi berrò un caffè oppure un cappuccino, adesso vedo. Ed ecco qua la crepe, è pronta, come vedete non è grandissima ma per colazione mi basta. E poi alla fine ho deciso di fare il nocciolino che come vedete fa anche un pochettino di schiuma, ricorda un po' il cappuccino aromatizzato alla nocciola e mi piace davvero tanto. Colazione fatta, adesso riordino velocemente la cucina andando a mettervi anche tutte queste pentole. È una brutta abitudine quella che abbiamo, però la sera non ho voglia mai di asciugarle né io né queste, quindi le lasciamo sempre lì. Si asciugano da sole durante la notte e la mattina dobbiamo soltanto rimetterle via. Adesso vado anche in bagno così mi do subito una truccatina, visto che devo andare a lavoro e mi trucco. Tra l'altro, in questi giorni non ho fatto bellissimo, domenica ha iniziato a rinfrescarsi un pochettino e in realtà abbiamo fatto il bagno domenica, però verso sera ha piovuto, si è rinfrescato un po', lunedì e martedì freddo per me, io avevo freddo con tipo il toppettino così, la sera mi tiravo sul lenzuolo oppure se dovevo uscire c'era un vento pazzesco, insomma avevo un pochettino di frescolino, anche se in realtà non mi è dispiaciuto che si rinfrescasse un attimino perché nella settimana scorsa qui ha fatto caldissimo, cioè si moriva letteralmente. In casa
dovevo accendere il condizionatore anche durante la giornata, cosa che di solito noi non facciamo. Di solito accendiamo il clima soltanto la sera quando fa tanto caldo per dormire più tranquilli. Però la settimana scorsa non si poteva stare senza clima anche durante la giornata perché faceva tantissimo, tantissimo caldo. E vi dico che la piscina, ad esempio, era a 34 gradi, era proprio un brodo, caldissima. Abbiamo fatto dei bagni lunghissimi proprio perché l'acqua era spettacolare, forse era fin troppo calda. Invece, in questi giorni si sono abbassate le temperature, la piscina non l'abbiamo più usata. Però oggi c'è un po' di sole, o meglio, c'è il sole. Guardate che giornata meravigliosa che c'è oggi. La mia macchinina sempre lì fuori, perché avendo messo la piscina non la posso mettere in garage. Giornata spettacolare, finalmente è tornato il sole. Sono truccata, sono ancora in pigiama, però almeno il trucco è fatto. Adesso fra poco mangerò anche qualcosina perché poi dopo pranzo devo andare a lavoro, però prima ne approfitto per farvi vedere i due pacchettini che mi sono arrivati ieri, anche perché ho spacchettato tutto ma li ho lasciati sul tavolo della sala da pranzo, quindi ve li mostro così poi li posso mettere via. Sono qui in cucina, in realtà sono seduta sulla sdraio che di solito teniamo in giardino, ma come vi dicevo prima in questi giorni ha fatto brutto, quindi abbiamo portato la sdraio dentro perché ultimamente la sdraio la tenevamo in giardino, non c'è il portico, quindi quando piove si bagna completamente. È comunque una sdraio che può stare all'aperto e quindi che si può anche bagnare, però preferisco tenere le cose bene e quindi in questi giorni l'ho portata dentro, visto che è ancora qua ne approfitto e vi mostro le cose comodamente dalla sdraio. Il primo pacchettino, eccolo qui, arriva da L'Oreal. Tra l'altro questa pochette è carinissima, quindi la terrò sicuramente, perché come sapete organizzo tutti i prodotti, tutte le cose all'interno delle pochette quando devo preparare la valigia. All'interno c'è la nuova collezione in edizione limitata, la nuova collezione di L'Oreal Paris, il limited edition e made in Italy, lascia parlare i tuoi occhi. Infatti ci sono 4 eyeliner e 2 mascara. Gli eyeliner hanno una formula extra matte e waterproof, la punta è in feltro e molto sottile, applicatore di precisione per disegnare linee perfette. Sono tra l'altro curiosissima di provarli, io amo gli eyeliner con la punta in feltro e questi mi sembrano pazzeschi, sono appunto 4 tra l'altro il pack. Guardate che bello, è davvero molto molto carino. Sicuramente l'eyeliner, il classico eyeliner nero che è questo qui, e questo marrone li utilizzerò tutti i giorni. Tra l'altro amo l'eyeliner marrone da mettere durante la giornata, la mattina, magari prima di andare a lavoro, per un effetto un pochettino più leggero. E poi ci sono 2 eyeliner colorati, uno blu elettrico, che sono curiosa di provare, anche se non sono solita mettere gli eyeliner colorati. E l'altro invece è un eyeliner verde scuro, anche questo sono curiosa di vedere com'è indossato. E poi 2 mascara, questi dovrebbero essere entrambi neri, il mascara che dà extra volume ed extra black, e poi il mascara 4 volte più volume senza sovraccaricare le ciglia. I mascara li amo, li utilizzo sempre, tutti i giorni, è proprio quel prodotto di make up che non può mancare, anche se non mi trucco il mascara lo metto sempre, quindi sicuramente questi li utilizzerò. E poi l'altro pacchettino arriva da Pixi ed eccolo qui, vediamo se riesco a farvi vedere tutto bene bene.
Ecco qua, c'era ovviamente la scatola esterna che però sono già andata a buttare. La cosa che mi è piaciuta molto è questa shopper, questa borsa in tessuto. Guardate com'è carina, verde con i manici rosa. Questi li utilizzo tanto quando devo fare la spesa, quando magari so che non devo fare una spesa super esagerata, tengo in borsa una shopper di questo tipo, così che non devo ogni volta prendere i sacchettini del supermercato. Questa sarebbe stata comodissima da portare anche al mare, in spiaggia, per tenere il telo mare e tutti i vari prodotti, però ormai le vacanze sono andate e quindi la utilizzerò per fare la spesa. Poi ci sono due ombretti in stick, un ombretto nero e un ombretto sembra quasi un oro rosa. Apriamoli e vediamo. Questo è un marrone, più che nero, eccolo qui. E anche questo voglio provare ad utilizzarlo come se fosse un eyeliner, facendo una linea il più sottile possibile. E poi c'è questo, che a questo punto non so se sia un oro rosa, infatti no, è tipo un bronzo. Leggermente satinato con un po' di pearlescenza al suo interno, bellissimi. I prodotti poi di Pixi mi piacciono davvero davvero tanto, mi trovo molto bene sia con prodotti di make up che con quelli di skincare, sapete che li utilizzo tantissimo. E poi c'è un altro mascara, quindi ho fatto decisamente scorta di mascara, ne ho già in realtà qualcheduno messo da parte, andrò ad aggiungere anche loro, anche se in questi giorni uno di questi lo voglio assolutamente provare. Questo è un mascara enorme, guardate. Infatti anche lo scovolino è bello bello cicciotto come piacciono a me. Poi c'è un prodotto per labbra, un lip lift, quindi immagino sia un prodotto che vada leggermente a rimpolpare le labbra, di questo color corallo, anche se poi secondo me sulle labbra non avrà troppa colorazione. Infatti è più un gloss leggermente colorato che va a rimpolpare le labbra, infatti si sente la menta al suo interno, e sapete che tutti i prodotti rimpolpanti con effetto rimpolpante hanno all'interno la menta per dare questo effetto. E poi l'ultimo prodotto è questa palettina dai colori neutri, Summer Glow Palette, quindi una palette con ombretti luminosi sui toni del nude che sapete io amo indossare. Prodotti super che non vedo l'ora di provare. Adesso vado a metterli tutti nella mia cassettiera e organizzo bene il tutto, anche se la cassettiera sta scoppiando perché sto accumulando un sacco di cose. E devo fare un decluttering o comunque organizzare, riordinare un pochettino di più, perché in questi mesi ho ricevuto tante altre cose e il cassetto sta esplodendo. Prima di farvi vedere come mi sono vestita, volevo un attimo spiegarvi dei lavori che andremo a fare qui a casa. Abbiamo deciso di ristrutturare la taverna, o comunque quasi tutta la taverna. Dopo nel dettaglio vi spiegherò bene quali sono le cose che andremo a fare e quello che abbiamo deciso di cambiare, cosa resterà, però sarà una specie di ristrutturazione, perché cambieremo, vabbè, il colore alle pareti e il pavimento. Non vedo l'ora che arrivi, lo sto proprio aspettando in questi giorni, spero arrivi il prima possibile così da poter procedere con i lavori, e non vedo l'ora di farvi vedere poi tutto quanto. Ovviamente farò un video dedicato a quello, quindi adesso non sto a farvi vedere, anche perché la taverna è mezza ribaltata. Abbiamo iniziato a spostare tutto quello che c'era all'interno, i mobili che abbiamo spostato da un'altra parte. E abbiamo iniziato a togliere anche il battiscopa, perché cambiando pavimento dobbiamo togliere il battiscopa che c'era prima. E siamo contentissimi di aver preso questa decisione, non era in programma, però poi ci è stata fatta una proposta, quindi abbiamo deciso, insomma, di ristrutturare la taverna. In questi giorni, nei prossimi giorni andremo a pitturare, quindi magari se registro un altro vlog vi farò vedere qualcosina.
E poi andremo a cambiare il pavimento, poi dovremo comprare dei mobili nuovi da mettere all'interno, dei tavoli, le sedie, insomma, ci saranno un po' di cambiamenti. Vogliamo modernizzare la taverna un po' come lo stile che abbiamo qui a casa, così da sfruttarla, perché in questo anno e mezzo non l'abbiamo mai, mai usata, perché non era di nostro gusto, era molto classica e quindi alla fine quando facevamo le cene con gli amici le facevamo sempre qui in casa, però giù è molto grande, c'è lo spazio per stare belli, belli comodi e quindi abbiamo deciso di rinnovarla così da utilizzarla, o meglio, così da poter iniziare finalmente ad utilizzarla nel migliore dei modi. Adesso prendo la borsa che devo andare, però prima vi faccio vedere il look di oggi. Mi sono vestita, oggi ho messo questo vestitino nero perché a lavoro dobbiamo sempre vestirci di nero, scarpe da ginnastica queste con i glitter per dare un tocco di colore, poi ho messo una catenina in oro rosa con alcuni ciondolini, orologio oro rosa che si abbina alla catena e poi i miei soliti bracciali che non tolgo mai. Adesso vado dai miei così porto le cagnoline, mangio con loro e noi ci vediamo stasera. Rieccomi, sono passate diverse ore, c'è stato proprio un salto temporale perché sono 20 alle 9, sono arrivata da poco a casa da lavoro. Stiamo preparando la cena, hamburger per ste, bistecca ai ferri per me, poi in forno ci sono le crocchette di patate, però in realtà stavo già mangiucchiando qualcosina perché ieri mia mamma ci ha fatto le pizzette, queste qua sono buonissime, quindi stavo sgranocchiando qualcosa intanto che aspetto la cena. Sono super. Abbiamo finito di cenare. Adesso andiamo a fare due passi, così ci fermiamo anche in gelateria a prendere un gelatino. Di solito in estate facciamo questa cosa, dopo cena, due passi, gelatino e poi si torna a casa. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto, spero, in un prossimo video. Ciao!